fa qua? Ma questo è il posto di Sauro. Che ci fai al posto mio? Comunque ti posso dire una cosa? È molto più elegante di te. Per me puoi rimanere tu, eh? Stai tu, bravo. Allora facessi lei, vediamo se è più bravo di te. Bentornati nel canale The Rolling. Anche oggi ci troviamo qui per fare che cosa? Le uscite del mese. Oh, era da un po' che non le facevamo, perché però? C'è un motivo, esatto. Spieghiamo. Il motivo. Natale, post-Natale, non ci sono state grosse uscite a gennaio e ci sembrava inutile fare un video. Poche cose, allora abbiamo lasciato correre un po' più, esatto, di tempo. Esatto, ammettiamo che anche questo sarà un video molto molto breve, però... ci siamo, secondo me abbiamo numeri a sufficienza per voi. Iniziamo con la Genos. Certo. Il primo titolo della Genos questo mese sarà Riders of the North Sea. No, per un genere. Sì, è un titolone, dai, il titolo. È giusto, esattamente, infatti è proprio quello, è bello. Ci vuole. È un gioco della serie di architetti, Paladini. Della serie di Paladini, solo che questo qui è ambientato nell'era dei vichinghi. Certo. Cosa dovremmo fare in questo gioco? Ci saranno dei guerrieri vichinghi, i giocatori dovranno cercare di farsi valere in combattimento. Come lo fanno? Diciamo che dovranno riuscire a reclutare degli uomini, degli equipaggiarli per poi lanciarli in furibondi saccheggi per accumulare oro, ferro e viveri. Esatto, quindi è semplicemente sopravvivenza vichinga. È un gioco da 2 a 4 giocatori, esatto. Dalla durata di 60-120 minuti, da 12 anni in su. Poi, sempre della Genos, questa è solo un'espansione, l'espansione di pozioni esplosive. La seconda espansione, il sesto studente. Però questa, a differenza dell'altra che effettivamente c'era tra poco niente dentro, poca roba, sì, effettivamente delle pinne bianche, sì. Questa invece avrà un bel po' di componenti dentro, a partire dal dispenser in plastica, il tanto odiato dispenser qua del... Odiato? No, ho mai detto qualcosa? Come vi viene in mente? Quattro partite! Questa volta sarà un bel dispenser in plastica, quindi non si rompe sicuramente. Mi dicevo ragione io. Evidentemente ti hanno dato retta. Hai visto il video, dite la verità. Darà la possibilità di giocare da 5 a 6 giocatori. Sì. E ci saranno due nuove tipologie di pozioni. Esatto, e non solo, parla anche sulla descrizione del gioco, si parla anche di una nuova meccanica di preparazione. Mosse. Sì, farà in modo, forse da quello che ho capito, di scambiare, esatto, le plance dei giocatori, quindi dovrai anche calcolare quello. Siamo lo pure, rende siamo molto pure. Più interessante. Esatto, siamo pure. Passiamo quindi alla Fever Games. Non posso fare altro d'effetto terremoto, però siamo felici anche quello di questo titolo, perché è un altro titolo. Esatto. Cos'è che ci porteranno i grossi nostri amici della Fever Games? Boss Monster, l'alba dei mini boss. Anche questo è da 2 a 4 giocatori, 13 anni in su, dalla durata di 20 minuti la partita. Il gioco è come gli altri boss monsters, però introduce una novità, quindi un materiale più, delle monete. Queste monete serviranno ad acquistare questi mini boss. Questi mini boss sono la reale nuova, diciamo, componente del gioco, perché prima non c'erano solo gli eroi e i boss. Il gioco chiaramente può essere giocato da solo e in compagnia, insieme alle prime alle altre due edizioni. Io come al solito sono l'addetto Asmodee. Sì, ormai un rappresentante fedele, sì, di sì. Allora, io partirei subito da alcuni titoli e espansioni che diciamo da mesi, ma io ci tengo a ripetere. Rising Sun, Kami Ambon. Cioè, da quando facciamo i video, questo titolo c'è. Fatelo uscire per l'amor del cielo. Non mi ripeto più. Passiamo a Rising Sun, sempre un'altra espansione, ma quindi questa io sono convinto che uscirà prima questa. 2022, più o meno. Dynasty Invasion. Questa espansione mette sul campo i misteriosi clan dinastici. Io leggo perché poi mi inceppo. Semplicemente vengono aggiunte due tipologie di clan: Clan Sole e Clan Luna. Nuove miniature, nuove carte. E da quello che posso capire si estende il gioco al sesto giocatore. Andiamo avanti con la leggenda di Cinque Anelli, Figli dell'Impero. Espansione del gioco di carte. Mi sembra la
secondo la terza che annunciamo. A febbraio poi ci sarà Mysterium. Finalmente Asmodee ce lo porta in Italia. Grazie. È sulla falsariga, passatemi il termine, del sesto senso. Ci sono delle persone che dovranno, con degli indizi e delle carte, risolvere un caso di omicidio. Questo è quello che ci piace. Nello stesso mese l'Asmodee ci inserisce tra le uscite la prima espansione di Mysterium, Segni Nascosti. Aggiunge questa espansione al gioco base 6 nuovi oggetti, 6 nuovi luoghi e 42 nuove carte visione. Quindi espande notevolmente anche qui l'esperienza di gioco. Sempre a febbraio, seconda espansione, quindi un bel blocco, Segreti e Bugie. Attenzione, mo. Bella. Anche qui verranno aggiunte 42 carte visione, 6 nuovi sospetti, 6 nuovi luoghi, 6 nuovi oggetti. Verranno introdotte anche 18 nuove carte storia. Verranno introdotte. Quindi chi ama questo gioco non deve fare altro che cash. E con questo io con l'Asmodee ho finito. E vabbè, tanto a casa tua. E andiamo avanti con... Però attenzione, cosa? Tu con l'Asmodee hai finito, ma c'è un nostro collega inviato, sì, che non ha finito con l'Asmodee. È vero. Che ci presenterà i manuali di D&D. Esatto, con le nuove avventure. Vai Sante! Salve ragazzi, ecco l'inviato speciale, ovvero moi, Sante, per dirvi che è uscito a fine gennaio Il Furto dei Dragoni, l'ultimo manuale a tema avventura di D&D 5.0. In questa avventura, per livelli da 1 a 5, i personaggi più il DM si troveranno alle prese con le trame oscure della città di Waterdeep, la città dello splendore. Ve lo straconsiglio e anzi vi dico anche che a breve uscirà anche un video in cui ve lo descriveremo. Alla prossima ragazzi! Torniamo ai giochi da tavolo per completare l'opera. Parliamo della Cranio Creation. Cranio Creation questo mese ci porterà fuori un gioco, uno, Fuji. Che sì, è esattamente il Monte Fuji, si parla proprio di quello. Questo gioco è un cooperativo, da 2 a 4 giocatori, da 30 a 45 minuti, da 10 anni in su. In che cosa consiste? Dovremmo, prendiamo la storia. Esatto. Si cerca di salire, il gruppo di compagni salirà sul Monte Fuji. Che succede a un certo punto? Tra una nuvola, vulcano che esplode. Bravo. Vulcano esplode, lava che scende giù. E si troveranno a dover tornare al villaggio. È chiaro. Come lo faranno però? È un cooperativo, ma ognuno avrà una plancia, diciamo, coperta, che coprirà comunque la giocata, e dei dadi. Dietro a questi dadi ci sarà un risultato che aiuterà ogni giocatore ad affrontare la via. Come potete immaginare non è facile, dietro una plancia, un gioco di velocità, bisogna tirare i dadi, bisogna fare una scelta rapida tutti insieme, quindi... A me sono questi tipi di giochi interessanti, sì, poi dobbiamo morire. E per la Cranio Creation per questo mese ci siamo. Passiamo alla MS Edizioni, che è due bei titoloni, anche se uno. Allora, uno aspettiamo da parecchio, forse Luca, sì, forse da Luca. Fugitive, sì, non vedo. Doveva uscire. Non è il famoso gioco che dovrebbe avere la. La valigetta dai mesi, a 24 ore, sì, è vero. Bellissimo. Quindi io questo gioco adesso è stato posticipato. La data parla dell'8 di febbraio. Probabilmente quando vedrete il video il gioco sarà già uscito. E quindi niente, non vediamo l'ora di provarlo. Speriamo. Altro gioco della MS Edizioni e concludiamo. Esatto. One Deck Dungeon. Sì, che poi sono un po' l'amante di esatto, tu sei amante, esatto, un po' esatto. Tutto il fan. Questo è un gioco Dungeon Crawler. Dai, leggi. Dungeon... Aspetta, perché poi gli inglesi... Vabbè, Dungeon non lo sai perché lo dici sempre. Crawler. Secondo me l'ho detto bene. Ok. In che cosa consiste? È un gioco cooperativo. Esatto. Sarà un'intricata rete di tunnel, foreste, eroi, dungeon, mostri, veleno, perché c'è anche carte, dadi magenta, gialli, blu, neri, altre 60 carte. E qual è la cosa bella? È che per la tipologia di gioco dura semplicemente 30-45 minuti. Esatto. Ed ecco cos'è che mi incuriosisce. Ecco, questo è tutto.
purtroppo finito, questo esatto. mese, lo avevamo detto, è un mese purtroppo pre Modena, quindi esatto. Si preparano tutti per poi lanciare giochi esatto. con i barili. Infatti noi ci stiamo accorciando le maniche e vi promettiamo che vedrete le uscite di aprile per la prima settimana di aprile. Detto questo, ci vogliono, pollici, poi condivisioni e poi cioè mi decade tutto il canale. Commentare, dici che so brutto, lui è buono, che il cane è bello, che il cane è bello, potete dire quello che volete, non dite che il cane fateci sapere, no, quello è chiaro. Fateci sapere se vi piace questo format, se vi sembra utile e soprattutto se il canale vi piace, iscrivetevi. E quindi detto questo, un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Arrivederci. If we sell a little bit higher.